Insomma, l'attività fisica è importantissima anche per salvaguardare i nostri carotidi, a maggior ragione. Buongiorno, oggi ci dobbiamo muovere. Oggi è lunedì, io ringrazio e saluto il dottor Amedeo Iannuzzi, personal trainer e esperto specializzato in kinesiologia applicata. Buongiorno, Monica. Allora, ci dobbiamo muovere, no? Dobbiamo capire il nostro corpo, non dobbiamo essere sempre sedentari. Oggi che tipo di allenamento ci farai? Oggi faremo un allenamento che andrà a lavorare sulla parte inferiore del corpo, quindi addome, glutei e gambe. Esercizi semplici ma con un particolare. E qual è il particolare? Utilizzeremo un cuscino che è facilmente reperibile in casa, sul divano. Tutti quindi ce l'abbiamo. Non ha esigenze particolari. Iniziamo subito dal primo esercizio. Allora, subito supino, ci mettiamo? Sì, okay. Mettiamo. Posizione supina. Ok. E andiamo a posizionare il cuscino stretto tra le ginocchia. In questa posizione qui andremo in retroversione del bacino e andremo a sollevare lentamente con una contrazione dei glutei e curando soprattutto l'ombelico retratto, ovvero tirando la pancia in dentro andremo a stabilizzare bene tutta la parte sotto sforzo. In questo modo qui faremo lavorare i glutei e con il cuscino andremo a stabilizzare il bacino, onde evitare effetti collaterali che possono subentrare quando si utilizza, diciamo, in modo sbagliato la posizione. E infatti a cosa dobbiamo fare attenzione? A star ferma con le gambe, perché insomma stringere il cuscino, stringere i glutei, stringere l'addome non è tanto semplice. Allora la cosa a cui dobbiamo fare più attenzione è la schiena? La cosa più esattamente, perché è più facile incorrere in problemi poi collaterali sulla schiena. Per questo motivo noi andremo a stringere per stabilizzare il bacino e andare in rotazione con il bacino verso l'alto in modo da portare in posizione neutra la colonna. Allora, facciamo vedere il secondo esercizio. Il secondo esercizio, sempre per lo stesso motivo del bacino, andremo sul decubito laterale e andremo a appoggiare il ginocchio sul cuscino in questo modo per evitare che il bacino scivoli troppo in avanti. E in questa posizione qui andremo a lavorare con la gamba distesa sotto, che è l'interno coscia in pratica. E quante volte dobbiamo ripetere questo esercizio? Questo esercizio si può iniziare con 3 serie da 10 ripetizioni e poi si può incrementare a 15 o 20, non andare oltre le 20, eventualmente poi continuare a caricare con un eventuale sovraccarico con una cavigliera. Ah, con una cavigliera, perché insomma con un peso alle caviglie. Esatto, questo senza esagerare e senza strafare. Senza strafare. Vediamo il terzo esercizio. Il terzo esercizio, cambiamo posizione e andiamo in ginocchio, in quadrupedia. Il cuscino lo utilizzeremo per stabilizzare bene gli avambracci. Ok. E in questa posizione qui, sempre con l'ombelico retratto e la retroversione del bacino per la questione della colonna neutra, solleviamo la gamba e andiamo a spingere piano piano verso l'alto. La gamba non deve superare il gluteo oppure deve stare alla stessa linea del gluteo? Diciamo che deve andare leggermente oltre la linea del gluteo, senza esagerare, altrimenti andremo a caricare la zona lombare e quindi andremo a scaricare il lavoro nel posto sbagliato. Anche in questo caso quante ripetizioni dobbiamo fare, Amedeo? Diciamo che i glutei sono il muscolo più forte del corpo umano, quindi potrebbe essere sfruttato anche qui direttamente una cavigliera per aumentare il carico oppure aumentare le ripetizioni, ma sempre senza superare le 20. Le 20. Facciamo vedere allora adesso il quarto e ultimo esercizio. Quarto e ultimo esercizio, il cuscino andrà a stabilizzare nuovamente il bacino stringendo tra le ginocchia. Andremo di nuovo in quadrupedia, puntando i piedi solleveremo lentamente le ginocchia di pochi centimetri. Questo è difficile però, Questo esercizio qui va a lavorare in modo, diciamo, innovativo l'addome ed è una variante più facile del tradizionale plank, quindi va a lavorare l'addome in modo più completo e più sicuro. E anche in questo caso quante ripetizioni dobbiamo fare? Vengo sì, qui. Sì, sì. Alziamoci, abbiamo finito gli esercizi per oggi. Abbiamo finito gli esercizi. Anche questo può essere fatto dalle 10 alle 20 ripetizioni, ripetendolo per 3 serie. E
questo non ha bisogno di sovraccarichi, okay. Quindi è importante l'intensità. E poi la cosa importante tirare dentro l'ombelico. Esatto, che ho detto durante gli esercizi è tirare la pancia in dentro, ovvero risucchiare l'ombelico per andare a proteggere soprattutto il pacchetto viscerale e la colonna. Questo è importante. Perché andremo a utilizzare il trasverso dell'addome, che è un muscolo un po' sconosciuto, ma è quello più importante per ottenere la pancia piatta. Grazie, grazie di cuore ad Amedeo Iannuzzi, grazie Buona per giornata. Averci fatto vedere questi esercizi.